Dipingere non è un'operazione estetica, è la forma di magia intesa a compiere un'opera di mediazione fra questo mondo estraneo d'ostile e noi. Pablo Picasso. Ogni dipinto ha una sua storia. Ogni pennellata e ogni goccia di pittura è come una parola scritta sulla tela. E a volte queste storie sono idee, intuizioni, fatti di cronaca, sogni di bambini, magici mondi d'infanzia tradotti in racconti pop. Benvenuti nel mio viaggio pop. Benvenuti, sono Alessandro Mini, il creatore e curatore di questa mostra digitale. Aiuto pittori, scultori, fotografi e artisti di ogni genere a presentare le proprie opere al grande pubblico in maniera semplice, completa e memorabile. Oggi ho il piacere di introdurvi un artista d'eccezione, Ludmilla Radchenko. L'arte urlata di Ludmilla si nutre di vita reale, composizioni ricche di messaggi visivi, collage di vita quotidiana con pennellate di ironia. Su commissione realizza opere per personaggi di prim'ordine come il campione di MotoGP Jorg Lorenzo, il campione di Formula 1 Sebastian Vettel e il cantante Ludmilla Radchenko si è dedicata a trascrivere sulla tela le sue osservazioni sul mondo. Essendo un frammento attivo di una rete di comunicazione estesa ben oltre il sistema della moda, una giovane donna del contemporaneo occidentale proveniente da una cultura differente, che legge una storia di protagonisti innalzati ad eroi e miti trasgressivi appartenuti ad una generazione industriale e post-industriale attraverso il linguaggio pop. Mentre arrivano i tempi duri della quarantena, la Radchenko si inventa un lavoro, trovandosi nel momento dell'isolamento fuori dal caos cittadino, i fusti dell'olio per motori diventano una nuova opera d'arte, prendendo spunto dalle famose latine ormai diventate delle vere e proprie icone di consumo. Infatti, il progetto chiamato Lattone Pop fa riferimento alle sette bevande iconiche, trasformandole in sette messaggi visivi firmati di grandi marchi. Il filo conduttore, ovviamente, non può non toccare l'argomento dolente, Covid-19. Ma l'artista siberiana incita lo spettatore a credere in un futuro vincente. Usciti da questo vortice della quarantena che ci porta a rinunciare alle nostre amate abitudini. Si dice che a 40 anni una persona trovi quell'equilibrio fondamentale per cominciare a godersi la vita appieno. La maturità raggiunta con un traguardo così importante ci consente di continuare a cambiare, rinnovando ogni aspetto della nostra personalità. Dopo un lungo percorso di
Benvenuti! Sono Alessandro Mini, il creatore di VRnissage, la prima mostra d'arte virtuale online che riproduce fedelmente tutto il calore e la naturalezza di una mostra vera. Aiuto pittori, scultori, fotografi ed artisti di ogni genere a presentare le proprie opere al grande pubblico in maniera semplice, completa e memorabile, in modo da essere sempre più riconosciuti come artisti di talento famosi, quotati e pagati. Ti invito a seguire la nostra pagina Facebook chiamata Marketing d'Artista, dove imparerai le ultime tecniche innovative per far conoscere la tua arte e promuoverti come artista. Entra a far parte oggi del gruppo Facebook Networking d'Artista, dove avrai l'esclusiva opportunità di conoscere chi conta davvero nel mondo dell'arte e fare parte della comunità d'artisti e professionisti del mondo dell'arte più vibrante del web. Fa la cosa giusta, il prossimo passo avanti verso il successo. Contattaci ora, vedrai che ti ringrazierai. Parola di Alessandro Mini.